O'Brien non bisogna mai sfidarlo, perché io ne posso parlare bene, soltanto bene. Sono stato 4 anni con lui, ho lavorato intensamente, diciamo anche con grandi risultati, con obiettivi raggiunti. Però lui si è sempre esaltato quando le cose non andavano bene. Io ricordo in modo particolare, vi racconto un aneddoto: quando perdemmo in Certo. casa correndo 3-0, scoppiò il finimondo e lui alla ripresa, contestazione pesante da parte dei gruppi organizzati, lui mi disse: stai tranquillo, andremo ai playoff e li vinceremo pure, no? E quindi io immagino che in questo momento lui, ecco, la squadra con col club hanno tenuto botta e se l'hanno riconfermato, evidentemente hanno riflettuto a fondo, ci sono state delle ragioni, però è in questo momento che lui tira il meglio di sé. Conoscendo lui, schiererà la formazione migliore, puntando, ecco, su quei giocatori che, soprattutto sotto l'aspetto caratteriale, questa partita non la steccano. Ecco, sono convinto di questo. No, il campionato è cominciato da poco. È chiaro che adesso c'è. Io non voglio essere, ma io quello che dico lo dico anche per l'esperienza vissuta sui campi negli anni. Con i 3 punti basta poco, bisogna però solo iniziare a dare continuità di prestazione e di risultato, avere un'identità, seguire una strada ben precisa, tracciare quella più convincente. Però il campionato è iniziato da 2 mesi, c'è tutto il tempo e tutti i punti a disposizione per poter, diciamo, rimettere a posto le cose e poter pensare anche di fare l'impresa.